stanza del tè. Buon pomeriggio. Oggi parliamo di coppie, coppie che scoppiano, coppie felici, e lo facciamo in compagnia del medico psicoterapeuta Elvino Miali. Benvenuto. Buongiorno. Allora, abbiamo parlato le altre puntate di autostima, e certo, con questo abbiamo parlato di autostima per i ragazzini, per gli adulti, e poi la parte più importante che dobbiamo affrontare oggi è quando si diventa adulti e si diventa una coppia con qualcuno, come cambia la nostra vita. Allora, partiamo subito dall'innamoramento? Sì, l'innamoramento è la prima fase della vita di coppia. Volevo fare così un po' un'introduzione, perché parlando dell'autostima ci siamo centrati più sull'individuo. E parlando di coppia abbiamo due individui che entrano in relazione. A volte quando una persona all'interno di una coppia matura, si evolve, la sua autostima cresce, si possono alterare degli equilibri che possono mettere addirittura in crisi la coppia. La coppia non è altro che un incontro particolare, stabile, duraturo fra due persone, e il discorso sulle compatibilità interpersonali da fare, capire in base quali sono i fattori che fanno sì che due persone si piacciano e si innamorino magari, ecco. Bisogna avere una buona autostima per innamorarsi o per essere comunque amati, sentirsi amati? O si ricerca anche questo, di sviluppare questo in una coppia all'inizio, durante l'innamoramento? L'innamoramento sorge abbastanza spontaneo e non è necessario avere autostima per innamorarsi. E naturalmente per innamorarsi da adulti, allora sì, è necessario avere una buona autostima, perché molte coppie si incontrano proprio sulla base di questa specie di complementarietà, cioè una persona, tra virgolette, bambina, debole, cerca di appoggiarsi a una persona, una figura magari, sì, materna o paterna, insomma. Esatto, potrebbe essere il principe azzurro o al contrario, sì. Quindi c'è questa sorta di trovare un complemento, bilanciare la propria vita con un'altra persona. Esatto, ecco perché dicevo, supponiamo una ragazza che si innamori di un uomo molto più grande di sé, all'inizio potrebbe essere attratta dalla protezione che percepisce, no? Poi la persona evolve, la sua autostima cresce, diventa veramente una persona adulta e non è più, si sente un po' stretta negli abiti di figlia, sì, per cui a quel punto la coppia può entrare in crisi se entrambi non fanno un cambiamento. E all'inizio, proprio all'inizio, il corteggiamento, la timidezza, tutte quelle cose che sono proprio alla base di un incontro e del piacersi con un'altra persona, come si può, ad esempio, combattere la troppa timidezza e farsi avanti? Perché molte persone adesso, già è difficile incontrarsi, non ci sono più luoghi dove le persone si possono incontrare con facilità come una volta, anche per i ritmi di vita. Come si possono abbattere queste barriere? Sempre un po' l'autostima, penso, no? Sì, indubbiamente, se parliamo di timidezza ritorniamo un po' al discorso dell'autostima. Ci sono delle barriere comunicative che impediscono alla persona timida di approcciarsi, perché scatta un dialogo interno che amplifica i limiti che la persona si autoattribuisce. Quindi ancora prima di fare un numero di telefono o prima di avvicinarsi a una persona comincia a dirsi: e se poi mi risponde male, se poi mi rifiuta. La paura del rifiuto è una delle più grandi paure, insieme a quella di parlare in pubblico, sì, no, dell'umanità. Una grande barriera. Allora ci prendiamo una tazza di tè, poi torniamo perché parliamo di dialogo e come battere queste barriere. A più tardi, dopo questo spazio di shopping.